All'epoca in cui inizia la nostra storia, la natura con le sue leggi domina incontrastata la Terra. Tribù nomadi la percorrono da un continente all'altro alla ricerca di cibo o per sfuggire ai numerosi pericoli che minacciano la loro sopravvivenza. Vivono essenzialmente di caccia e di pesca, o nutrendosi di bacche e di radici. Quando giungono in zone più ospitali, in prossimità di corsi d'acqua, dove la foresta offre maggiori possibilità di nutrimento, sono però più esposte agli attacchi di feroci predatori, che seguendo le loro vittime si aggirano numerosi in quegli stessi luoghi. Cercano allora di organizzare insediamenti che diano loro la possibilità di difendersi da quelle pericolose incursioni. Per soddisfare questa esigenza, sviluppano le prime rudimentali tecniche artigianali. Costruiscono abitazioni più confortevoli delle caverne e meno precarie delle prime capanne. Imparano ad accendere il fuoco e a conservarlo in grandi bracieri. Diventano esperti conciatori di pelli e danno così vita alle prime forme di società organizzata. Per alcune di queste tribù si aprono nuovi orizzonti. Il senso di precarietà che è stato fino ad allora la base della loro esistenza, lentamente, quasi miracolosamente, lascia il posto alle prime confortanti sensazioni di sicurezza. Ma è solo un inizio. Il rischio dell'annientamento, la morte incombente che hanno spinto questi uomini a vagare senza sosta da un angolo all'altro della Terra, non sono stati cancellati. Questi uomini che con disperata volontà, con una forza d'animo sorprendente e grazie al meraviglioso dono dell'intelligenza diventeranno un giorno i padroni della Terra e si lanceranno alla conquista dell'universo, hanno ancora molti, troppi nemici. Tra essi ce n'è uno che l'uomo per millenni tenterà invano di neutralizzare. Un essere spietato e sanguinario che non gli darà mai tregua e che minaccerà per sempre la sua esistenza. Un nemico che né il progresso tecnologico né le regole della convivenza riusciranno a distogliere dai suoi feroci propositi. Un nemico che, malgrado gli sforzi della parte migliore dell'umanità, ignorando l'insegnamento della storia, continuerà ciecamente a spingere la specie umana verso l'annientamento. L'uomo stesso. Io non riconosco le vostre leggi. Dove sono andati? Ragazzo, la tua idea è pazzesca. Ma verrò lo stesso con te. Andiamo.